E il mistero dell'ascensione se ne va, ma resta anche. Sembra una contraddizione, o no? Gesù se ne va in cielo, se ne va presso il Padre, ma dice: ma sarò con voi sempre. Cioè, resto con voi anche se me ne vado. E allora noi diremmo: ma come? O te ne vai o resti. Invece lui torna al Padre, ma resta con noi. In che modo resta? Non più fisicamente, non più corporalmente resta, è rimasto. Non c'è più il corpo di Gesù qui su questa terra. Il corpo di Gesù lo vedremo in paradiso, che non è un luogo, ma è un modo di essere, è la condizione di Dio. Il paradiso non è un luogo dove ci sono tutti i santi e i nostri defunti. È una condizione, è un modo di essere, cioè è un modo di vivere. Diverso dal modo terreno, è il modo di vivere di Dio. Noi non ne abbiamo esperienza, lo vedremo, lo capiremo, lo toccheremo a suo tempo, eh? Il modo di vivere di Dio. Com'è che riconosceremo Gesù in paradiso? Come lo riconosceremo? Domanda. Ebbene, lo riconosceremo come? Ha un corpo ferito. Le ferite della passione ci riveleranno Gesù. Le ferite della passione restano, non sono scomparse, rimangono per l'eternità. Gesù ha un cuore ferito, il cuore ferito per la passione subita, avuta. Quelle ferite parlano d'amore, quelle ferite parlano d'amore. Ma riconosceremo Gesù perché è il crocefisso, cioè resta il crocefisso. Per cui lui ci mostrerà i segni come a Tommaso. Tommaso, non credi? Metti qua il tuo dito, tocca. Vedi che ci sono le ferite? Così lo riconosceremo in paradiso Gesù, dalle sue ferite, accettate per noi, per amore, per il nostro bene, per la nostra salvezza. Ecco, allora, vabbè, lui ritorna a Dio, cioè ritorna nella dimensione di Dio, ma rassicura i suoi discepoli. I discepoli che si sentono abbandonati, figuriamoci, lui dove vai? E noi? E di noi che sarà di noi se tu non ci sei? Gesù li rassicura, io sarò con voi per sempre. Me ne vado, ma sarò con voi, resterò con voi. Ci resterà secondo il suo spirito. E anche questa sera è presente in mezzo a noi. Lo spirito di Gesù è in mezzo a noi. Sempre lo spirito di Gesù lavora, è in attività. E se siamo qui è grazie a lui, non solo a grazie a Franco e ai collaboratori, ma grazie allo spirito che suggerisce, che propone, che invita, che lancia in avanti, ti aiuta a guardare in avanti. Questo modo di rimanere con i suoi discepoli, una presenza secondo lo spirito, è una presenza percepibile, che si può sentire, non frequentemente, ma di tanto in tanto. La presenza dello spirito di Gesù che agisce in me, nella mia vita, nel mondo, negli altri, questa presenza dello spirito di Gesù che agisce è percepibile, non frequentemente, di tanto in tanto, per noi. Percepibile cosa vuol dire? Lo sento, come sento il caldo, come sento il freddo. Sento che qui è in azione qualcuno di grande. È in azione una grazia. Sta agendo una grazia. Voi direte, quando? Dove? Oggi va di moda Medjugorje. Chi torna da Medjugorje dice, è un luogo di grazia. Cos'è la grazia? È la presenza di Dio. Cos'è la presenza di Dio? È l'azione dello Spirito di Gesù, che non sta fermo, non si è addormentato, agisce. Agisce dove? Nei cuori, nelle vite, nei cambiamenti della vita. Propone, suggerisce, stimola. Allora, il modo di rimanere di Gesù risorto attraverso il suo Spirito è percepibile, lo si sente,
Non si vede, ma si sente. Non si vede, eppure c'è. Eppure c'è. Me ne vado, ma resterò con voi. Io ci sono. Voi direte, ma occorre fede, certo, non solo fede, occorre uno spirito aperto, disponibile, sensibile. Quando lo spirito è sensibile, percepisce anche l'azione di Dio e la presenza di Dio nella storia mia, personale, nella storia degli altri, nella storia dell'umanità. Non si tratta solo di vedere con gli occhi, si tratta di cogliere con il cuore, percepire con il cuore. Se il cuore è sensibile, voi direte, ma come mai ci dici queste cose stasera? Vabbè, è l'ascensione. Qualcosa di simile sta avvenendo anche per i nostri cari defunti. Qualcosa di simile di ciò che ho detto sta avvenendo anche per i nostri cari defunti. Loro sono partiti, i defunti, eppure sono presenti. Io non li vedo i miei defunti, il mio defunto, i miei cari, non li vedo, eppure li sento. Quando entro in casa c'è un vuoto, eppure c'è una presenza. Lì dove hanno vissuto, lì dove hanno pregato, sperato, amato, pianto, riso, lì c'è la loro presenza. Lì, come una spugna, il luogo dove hanno vissuto, amato e sperato, si è imbevuto della loro presenza. Allora tornare alle nostre case, tornare là dove i nostri cari hanno vissuto, dove la vita è stata condivisa, si percepisce ancora il loro profumo, ma bisogna avere un cuore sensibile. Cioè la vita lascia il segno. La vita umana lascia un segno, lascia una presenza, lascia un profumo. Anche nelle cose, anche nei luoghi. Uno tornando da Medjugorje dice, ma io non riesco a credere come credevo là, in quel santuario. Certo, certi luoghi sono luoghi di grazia, sono presenza di grazia e ti aiutano anche a credere. Cioè anche il luogo si imbeve come una spugna di grazia. Allora là dove la vita umana è stata vissuta, in quel luogo si è imbevuto di presenza umana, delle persone che hanno vissuto. E allora questa sera ci diciamo che non siamo soli. Questa sera ci diciamo l'un l'altro che non siamo soli. Che siamo accompagnati, che siamo protetti. Questo ci diciamo questa sera nell'Eucaristia. Siamo protetti da loro. Siamo protetti da loro. Perché? Perché l'amore non muore. L'amore non muore. Muore la carne, ma non muore l'amore. L'amore è per sempre, il loro amore per noi perdura per l'eternità. E qui possiamo concederci anche qualche lacrima. L'amore non muore. L'amore perdura per sempre, l'amore che ci hanno dato.
consegnato come eredità. Termino. Io domando a me stesso, ma la domanda potreste porla anche a voi stessi. Qual è l'eredità più preziosa che mi hanno lasciato i miei cari? Qual è l'eredità più preziosa che mi hanno lasciato? Domanda. Qui ognuno può rispondere a se stesso. Voglio portarla avanti questa eredità preziosa che mi hanno lasciato? Voglio farla mia e viverla questa eredità che mi hanno lasciato? Domande, sono domande, ognuno darà la sua risposta. Qual è l'eredità più preziosa che mi hanno lasciato? La voglio portare avanti? Voglio farla mia? Voglio che il mondo e l'umanità sia più bella, l'umanità più gioiosa, grazie all'eredità anche dei miei cari? Allora, che risposta posso dare a queste domande? Formuliamo un proposito. Nel ricordo dei miei cari, nel ricordo dell'amore che hanno avuto per me, che hanno dato la vita per me, anni di vita e di sacrifici per me, ecco, nel ricordo di tutto ciò che mi hanno consegnato, di più prezioso, io posso formulare un proposito, se voglio portare avanti questa eredità, se voglio farla mia questa loro eredità, formulo un proposito. Ci concediamo qualche minuto di silenzio per formulare il proposito dentro di noi. Così sia.